giro il mondo. E per l'appunto ringrazio Cinzia Colaiacomo, che è una campionessa. Vorrei fare un applauso perché lei... Ora vi spiego la motivazione. Io ho conosciuto Cinzia Colaiacomo milioni di anni fa. Lei è una campionessa di karate, quindi è la persona che può parlare proprio per esperienza diretta. Grazie alla nostra amicizia ho viaggiato il mondo e sono andata in moltissime manifestazioni sportive ed ero interessatissima a queste donne islamiche, alle marocchine, alle tunisine e soprattutto alle egiziane, che sono, come la mia amica Cinzia potrà testimoniare, fortissime. Io ho scelto l'Egitto perché nel mondo arabo in generale le egiziane sono le prime nel mondo arabo come potenza, sono quelle che hanno raggiunto i migliori risultati a livello mondiale. Ecco perché la mia idea, e quindi io mi sono avvicinata a loro chiedendo: ma perché voi vi togliete il velo? Per quale motivo? Cioè, spiegatemi questa storia. Io voglio sapere per quale motivo voi vi definite musulmane, portate il velo, quando andate a combattere ve lo togliete. Spiegatemi cosa c'è dietro questa scelta. È un'imposizione, è una violenza, né caldo né freddo. Allora mi hanno detto: vieni in Egitto e ti spieghiamo tutto quanto. Sono andata in Egitto armata con la mia telecamera, sono rimasta un mese, sono stata ospitata nelle loro case, ho vissuto con loro, condiviso ogni singolo momento, e alla fine ho detto: quella situazione è molto chiara, ognuna di loro ha la propria visione, ok? Quindi io ritengo di dover fare la stessa domanda a tutte le donne che ho incontrato, cercando però di avere anche una, come giustamente, la ringrazio tantissimo perché lei è stata fantastica, l'analisi che ha fatto l'antropologa Ferreri, perché lei ha detto: ci sono due generazioni diverse, ed è vero, è proprio quello che io volevo fare. Io volevo cercare di catturare l'Egitto oggi, quindi dalla ragazzina che si è appena iscritta a Galila, è appena iscritta, ha fatto il primo semestre alla facoltà, l'equivalente della nostra economia e commercio, e poi sono andata, mi sono fatta praticamente, ho cercato, le altre due sono laureate in scienze, con l'equivalente delle scienze motorie. Nadia, che appena, non so se avete notato che ognuna, io ho messo bene in vista lo status, sì, fidanzata, è la prima cosa che mi chiedevano: sei sposata, sei fidanzata, quanti figli? Allora io ho detto: beh, adesso lo metto anch'io, lo faccio vedere bene. E allora Nadia, che è stata praticamente quella che si sta per sposare, è stata quella che mi ha incuriosito di più, perché era proprio la più tenace. E Shaima, allora, quello che io ho cercato e che ho raccolto è che in Egitto abbiamo il 50%, chiedo conferma, di popolazione analfabeta. Queste donne, grazie allo sport, soprattutto Galila, 9 anni, mi raccontava il padre, perché le interviste sono state fatte alla presenza di mamma, io non potevo, non ho potuto intervistarle se non c'era, solo dopo un mese di convivenza stretta alla fine le hanno lasciate libere e le ho potute intervistare da sole. Ovviamente Botaïn Kamel e Manal Aboussan, che sono le due politiche, loro no, non c'è stato alcun neanche un divieto, ma insomma sono state, ovviamente, ma sono candidata presidenziale e l'altra un esponente politico, quindi sono abituata a rilasciare interviste. Però per esempio Galila, mi diceva il padre, a 9 anni Galila è stata scelta nella federazione di ping pong ed è potuta andare negli Stati Uniti. Io non mi sarei mai potuto permettere un viaggio del genere per mia figlia, ma non solo, la federazione le ha anche pagato gli studi, e adesso se Galila vincerà un altro campionato mondiale le pagheranno il master negli Stati Uniti, cosa che lei non avrebbe mai potuto fare senza questo sport. Quindi ecco perché, e qui mi ricollego anche al professore, quando ha detto dello sport, io ho scelto lo sport perché ho cercato di evitare, come ha detto anche la dottoressa Piana, di evitare di fare confronti, io donna occidentale, loro donne egiziane. Ho evitato questo, io ho detto: io vado in Egitto e vedo come sono loro donne sportive in Egitto, e ho constatato: uno, hanno potuto studiare. Adesso Galila sta facendo l'università, le altre due sono già laureate. Hanno potuto viaggiare il mondo, Shaima l'ha detto, io nel 2007 ho preso per la prima volta l'aereo, per la prima volta. Lei, senza la federazione di karate, come poteva uscire fuori dal CAI? Avete visto dove vive? Avete visto il mercato, le pecore, nel video non si vedono, comunque ci sono le pecore, lei mi conferma perché ci sono le capre, ma avete visto, ci sono i cavalli, avete visto come sono le strade, quando io ho fatto le riprese completamente sconnesse, quella è la situazione dalla quale viene, come poteva lei uscire fuori dal Cairo? Lei ha girato il mondo grazie al karate, non solo, come non so se avete fatto caso, lei ha vinto i giochi del Mediterraneo qui, che ci sono stati a Pescara, ha vinto talmente tanti soldi che si è comprata la casa, si è sposata e adesso è incinta. Quindi grazie allo sport, io
ho analizzato queste donne e nel loro contesto, e sono delle, delle stelle, sono uniche, quindi convengo un'altra volta con l'antropologa, sono uniche, solamente loro l'hanno potuto fare grazie allo sport. Però mi è venuta in mente anche un'altra cosa, come vedono le donne politiche questo? Aiutano? Io alla dottoressa Manata gli ho fatto questa domanda, gli ho chiesto, lei come politica, qualora potesse entrare nel Parlamento, ha intenzione di aiutare l'emancipazione femminile tramite lo sport? Lei in un primo momento era scioccata da questa domanda, anche perché secondo me non ha mai fatto niente locale, lo sport, emancipazione. Poi però mi ha detto in maniera un po' ottata, le mie figlie viaggiano, vanno in giro per il mondo, perché mi sono permessa di dire, ma lei ha i soldi, quest'altra ragazza come fa a uscire? Quindi si è ricreduta ed evidentemente ha capito che la mia domanda non era critica, ma era propositiva, ha detto no, ha ragione. E mi ha anche permesso di intervistarla senza nulla, è stata molto gentile, mi ha abbracciato e mi ha detto sì, hai ragione, io se comunque anche se non vengo eletta io cercherò di portare avanti le decisioni tramite lo sport. Lo sport dal mio punto di vista è stato l'elemento più facile per tutti, ma da sempre, di potersi elevare da quella che è la situazione iniziale. Queste donne senza lo sport che cosa avrebbero fatto?